Ho visto Davide, ho visto la montagna, ho rivisto Davide, non c'era più. La tragedia della Marmolada, 3 luglio 2022, la valanga di ghiaccio e roccia che si stacca, travolge e trascina via con sé 11 alpinisti. Manuel Zarpellone, Giorgia Lorenzato, anche in memoria dell'amico Paolo Dani, guida alpina e componente del soccorso alpino, una delle vittime, tornano sul posto, raccolgono nuove immagini ma soprattutto ascoltano i soccorritori. Quando vedi le persone sui ghiacciai che si muovono, devi andare, no? Per rendere omaggio a una figura come Paolo dovevamo raccontare il mondo del soccorso alpino. Quelli del soccorso alpino ci hanno detto subito: se vi chiamiamo, mollate tutto e scappate di corsa. Via, cercalo, Ale, su. C'era una grande sofferenza. Con Giorgio abbiamo scelto di andare veramente come fossero dei familiari, quelli che andavamo a incontrare. Molta leggerezza, è stata questa la nostra, credo, cifra nell'aver messo a nudo una verità, che è il dolore di queste persone, senza scavare però nel dolore. Meravigliose, persone che ci hanno veramente fatto scoprire cosa vuol dire aiutare gli altri e quello che significa anche essere una comunità di montagna. Il racconto di una pagina terribile che restituisce però una montagna pregna di umanità e sensibilità. 38 le interviste realizzate, 3 mesi di riprese. Il documentario, presentato all'ultimo Trento Film Festival, ha vinto il Leone di Vetro 2023. Inizia ora il suo viaggio nelle sale del Veneto. Si parte con Castelfranco. Sa se ci saranno i familiari di Davide ed Erika? Sì, saranno, sono stati invitati, sì, e quindi, ma non solo, ci saranno anche i familiari di Gianmarco e di Emanuela, quindi, e poi chiaramente abbiamo rivolto diciamo, l'invito a tutti i nostri soci. Mi pare di capire che la sala è già piena. La sala del cinema Esperia farà fatica a contenere tutte le persone che vorranno, con la loro presenza, rendere omaggio alla grande macchina dei soccorsi della Marmolada. Ed è stato veramente toccante dal punto di vista umano. Non ci si abitua alla fine, poi si porta tutto a casa.